Ed eccoci nuovamente in studio, Isolda Di Narda. Stavamo parlando di logopedia, abbiamo sentito questo intervento relativo a un seminario che si è svolto recentemente a Palazzo Ottoriani, a Udine. Ecco, quindi la differenza fra la logopedia appunto e la specializzazione della neurolinguistica. Sì, allora la logopedia comunque si occupa principalmente della prevenzione e del trattamento di quelle che sono le patologie, quindi del linguaggio. Molte volte così il pensiero comune è collegare quindi la logopedia all'ambito dell'età evolutiva dei bambini, disturbi di linguaggio soprattutto collegati quindi alla balbuzie, ai disturbi di pronuncia, di linguaggio semplici per noi. Ecco, la logopedia è un ambito invece molto più ampio, più complesso, che si occupa infatti anche, uno pensa, no? Logopedista sì. Subito l'abbina a una problematica in genere di bambini, di bambini, no? Almeno sì. Questa è la cosa più diffusa, no? Sì, l'ambito invece è molto più ampio e spazia veramente dall'età evolutiva all'età adulta, all'età geriatrica, e la logopedista si occupa quindi di patologie che vanno quindi dall'ambito prettamente quindi linguistico del linguaggio a livello quindi fonetico, fonologico nello sviluppo del bambino, alla disfluenza, alla balbuzia appunto, ma anche a tutte quelle che sono le patologie correlate al problema della voce, quindi disturbi anche di voce, soprattutto alterazioni dovute anche all'utilizzo scorretto della voce, della respirazione, fino quindi alle problematiche invece collegate più con quello che è l'aspetto neurocognitivo, quindi in questo caso ecco l'afasia. Quindi l'ambito è molto ampio e vasto, ecco, e all'interno ci sono varie quindi specializzazioni, ecco, in questi settori, ecco. Ecco, le problematiche, Rosana Di Tommaso, non ci sono tante logopediste specializzate appunto nel recupero di persone che hanno questo problema, ossia l'afasia? In particolare per l'afasia purtroppo no, diciamo che a Udine se ne occupa l'ospedale Gervasutta in fase post-acuta, quando le persone vengono portate per la riabilitazione eccetera, e nei mesi seguenti. Però l'afasia ha bisogno di mesi, talvolta anni, anzi senz'altro anche anni di riabilitazione. E per questo c'è il centro di fonetica di Udine, dove opera Isolda e dove è l'unica in questo momento a occuparsi degli afasici. E quindi io so che lei vuole lanciare un appello in questo senso. Io, me l'ha detto prima di cominciare proprio la trasmissione. Sì, no? Naturalmente. Le persone che si rivolgono all'associazione sono in grave difficoltà per questo, perché sanno di avere davanti un percorso molto lungo, molto articolato, hanno bisogno anche immediato di cure, di cure continue, di logopedia in continuazione per mesi e mesi. Non c'è più questa possibilità. Una volta c'erano più persone che se ne occupavano e quindi il servizio era un pochino più, era migliore, insomma. Oggi taglia la sanità, le cose, insomma, le logopediste anche nel sul territorio che vanno in pensione non vengono sostituite, e quindi è sempre minore l'offerta, cioè, e le persone sono sempre più in difficoltà. Ma sono tante le persone che soffrono appunto di questa problematica, sono in aumento, perché un po', no, la malattia è una malattia di quelle più frequenti, no, che comporta appunto l'afasia. Beh, si calcola appunto che ogni anno vi siano circa 150.000 casi nuovi, ecco, in Italia di persone colpite da ictus, di cui il 40.000 siano appunto anche in fase acuta, abbiano problematiche relative al linguaggio, e a distanza di un anno dall'evento a 15.000 persone restano comunque, ecco, con la difficoltà e il disturbo collegato appunto al linguaggio. E attualmente quindi l'ictus è una delle principali cause di disabilità, e quindi l'afasia ne entra proprio completamente, ecco, in questo ambito. Ecco, volevo sentire ancora un pensiero proprio di Rosana Di Tommaso, proprio sui malati. Sì,
Provate a pensare cosa vuol dire. Anche la sua esperienza, ritengo. Sì, anch'io sono figlia, mia mamma è afasica da 17 anni. Provate a pensare che cosa vuol dire oggi perdere la capacità di comunicare. Vuol dire essere relegati, questa la chiamo io prigione del silenzio, e non avere nessuna possibilità di parlare con l'altro. È uno stato tremendo se ci pensiamo, no? Infatti le persone cosa fanno? Di fronte a tante difficoltà si rinchiudono in se stesse, subentra al principio una forte rabbia e fino alla depressione arriviamo, ecco. Allora per questo la nostra associazione, molto sensibile a questo argomento soprattutto, ha creato già 4 anni fa, lavoriamo già da 4 anni, con un gruppo di sostegno psicologico per le persone afasiche e per i familiari, guidato e sostenuto dalla dottoressa Francesca Cilluffo, la psicoterapeuta familiare. E questo gruppo, che si riunisce una volta alla settimana, riunisce le persone e cerca di dare loro strumenti per affrontare queste difficoltà. Ringraziamo per la sua testimonianza la signora Rosanna Di Tommaso. Auguri per lei, per la sua famiglia e per l'associazione. Io ringrazio, ringrazio molto voi per l'opportunità che ci avete offerto di far conoscere l'afasia. E con noi in studio l'architetto Giuseppe Bobbo. Giuseppe Bobbo ci racconta appunto la sua esperienza. È una testimonianza importante, una testimonianza forte la sua. E lei va a raccontarla, no? Proprio per dare speranza alle persone che hanno appunto il suo problema. Sì. E io sono afasico da 5 anni. L'elaborazione, un lungo periodo di tormento, adesso sono qui che parlo male, ma parlo e sento dentro di me che ho acquisito diverse esercizie di comunicazione nuove, alcune con l'aiuto dell'AITA. Sì. Alcune le ho provate io stesso con la pratica. È stato magari seguito da Isolda? Sì. L'ha seguito proprio Isolda. Isolda, un percorso fatto insieme lungo, quanto tempo? Beh, una parte all'inizio, proprio nel momento della fase acuta in cui ci siamo proprio conosciuti, quando noi arriviamo in reparto e facciamo un approccio proprio anche con le persone che stanno vicino, ecco, alla persona afasica che ha letto, per cui le aiutiamo anche nel corretto approccio, sì. Ecco, e nel capire che cosa sia l'afasia, di cui quindi fino a quel momento nessuno mai forse lo sapeva. E dopo si inizia proprio un percorso riabilitativo che Giuseppe poi ha proseguito appunto al Gervasutta, e dopodiché lo ha continuato presso il nostro centro di fonetica, che è un po' il percorso che solitamente fanno tutte le persone quindi afasiche. Un percorso lungo che richiede molto di psicologico quanto e anche... Tempo, architetto? Per quanti anni, per quanto tempo ha dovuto seguire lei questo percorso? Sono tuttora in contatto. Continua? Sì, ma quando ha cominciato? Ho cominciato dopo appena avuto il discendente, sì. Dopo un mese ho il diacono
acquistato la voce. E dopo, piano piano, prima con la con l'alfabeto, sì, e i fonemi, e tutto un percorso che è stato molto faticoso. E adesso lei fa l'architetto col computer, in sostanza. Sì, 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 se sì. Prima disegnava, faceva dei progetti, adesso lei fa tutto col computer. Io ho sempre avuto... È diventato un architetto ipertecnologico. Sì. Mi dispiace interromperla, purtroppo siamo giunti al termine, anzi siamo già fuori, ampiamente fuori tempo massimo. La ringraziamo, le facciamo tanti auguri, quindi ringraziamo l'architetto Giuseppe Bobbo, ringraziamo la logopedista Isolda Di Narda, che è logopedista all'ospedale di Udine, ringraziamo Rossana Di Tommaso, che è presidente dell'AITE, che è stata prima appunto nostra ospite. Vi ringraziamo per averci seguito, noi con Medicina Friuli ci vediamo martedì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci.